antireligiosa cattura la cicala. Allora, la prima teoria che Wallach, il fondatore dello stile della mantia religiosa, mise a punto è proprio Talan Kampi, Talan Pika, Wallach Johan, Cicue, Talan Lai Pucha. La seconda, diciamo, della prima teoria è proprio Cicue, Talan Lai Pucha. Praticamente studiare accuratamente la mantide che cattura la cicala. E anche questa è una metafora, perché se noi analizziamo un pochettino da un punto di vista tecnico quello che accade, vediamo che la mantide è un insetto freddo e stabile, statico, nel momento in cui la cicala prova a spiccare il volo, chiaramente la aggancia con le sue zampette e la trascina giù. Sfruttando questo principio, ma con delle applicazioni diverse, noi possiamo vedere praticamente proprio, diciamo, anche in difesa personale, l'applicazione pratica di questo movimento con varie sfaccettature. Io ve ne dirò solo alcune perché qui veramente c'è da studiare tantissimo. Allora, mi arriva un pugno al viso, intercetto il pugno, aggancio e tiro giù. Che cosa ho fatto? Pugno, creo il vuoto, intercetto, l'altra mano va sul gomito, aggancio, acchiappo, sto dicendo le chiavi della mantide, sfrattone. Da qui posso fare tante cose, però io con l'applicazione che vi faccio vedere è semplicemente la tirare l'avversario a terra. Giancio, Arbosho, la dodicesima delle tecniche flessibili. Che cosa faccio? All'attacco che mi arriva e all'aggancio che faccio, in realtà invece di tirarlo crea una leva sul gomito, quindi appiccica le mani mentre rompi con le mani. Ok? Creando proprio un effetto scissorio. Un'altra applicazione è il mento, cioè la prima delle 8 tecniche corte della mantide flessibile. All'attacco, il movimento che faccio è lo stesso, però invece di tirarlo, di mettere a leva, lo tiro verso di me, pongo la testa in posizione di ricezione e faccio in modo che lui venga a sbattere contro la mia testa. Quindi è una tecnica diretta, immediata, veloce, diversa come applicazione finale dalle altre, ma che sfrutta l'identico principio. Faccio rivedere.